are rather adventurous. Amici di casa Killamdil, buonasera e benvenuti a questo secondo appuntamento per la creazione del manuale più bello del mondo. Ciao Alessandro, ben arrivato. Ciao, buona serata a tutti. Di nuovo, ci... di nuovo, di nuovo. Ormai è un appuntamento settimanale. Ciao Davide Bascetta, ben giunto. Un saluto anche a te. E, cosa stiamo facendo? Stiamo per. Proseguire con la realizzazione interattiva insieme a voi di Casa Killand nella realizzazione di quello che in maniera molto modesta ho deciso di definire il manuale più bello del mondo. Ovvero, la community di Casa Killand ha scelto due manuali tra quelli disponibili sul mercato di gioco di ruolo e eh, stiamo moddando, grazie ai libri dell'ognomo ad Alessandro Semprini, che è un artigiano che opera proprio nel mondo della rilegatura e della. Mh, come si definisce? Rilegatura? Rilegatura, rilegatura e personalizzazione rilegatura e personalizzazione di libri ciao Fabio ben arrivato eh, avete scelto nella scorsa settimana i materiali con i quali realizzare la copertina eh, dei due libri. Ovviamente avete votato esattamente l'opposto di quello che avevo scelto io, quindi siamo assolutamente in linea. E avete scelto dei manuali, dei tessuti, che adesso dei materiali che adesso andremo a vedere, con i quali il buon Alessandro ha già iniziato a lavorare per poi passare allo step 2. Questa sera, cosa faremo? Sceglieremo degli ulteriori elementi di abbellimento da inserire poi in questi, eh, in questi manuali. Con un libro game, stanno scegliendo esatto, esatto. il loro percorso. Facciamo l'artigianato a bivi, potrebbe essere un nuovo format. <ride> Facci vedere un po' cosa è successo allora, in questa settimana dove tu hai lavorato e io invece ho chiacchierato e scritto cose. <ride> cosa è successo? Beh, è successo innanzitutto che. Eh, sono cadute le copertine, quindi quelle che, che erano diciamo le copertine originali dei giochi, ahimè. Se ne sono andate. Potrei fare questa cosa un po' anni '90, no? Quando esatto. Ecco, Un piacere di le... vodka nel camino, esatto. E cosa ci è rimasto? Ci sono rimasti i manuali. Eccolo qua, questo qui. Not the end, che ho deciso di mettergli un cartoncino azzurro per andare un po' in contrasto con quello che poi sarà la copertina. Eccolo qua, semplicemente ci è rimasto questo. Quindi il manuale che era caduto, no? che comunque uno magari eh, può capitare, no? a volte magari giocando gli si rovina la copertina, l'importante è l'interno. Ed eccolo qua. Sono andato a rinforzarvi appunto tutta la, la parte proprio di legatoria. Non gli ho messo ancora la garza telata perché devi sapere Mauro che gli gnomi sono un po' parenti anche degli hobbit, no? E come dicono gli ah, hobbit <ride> Esatto! Le cose sono fatte per durare nella contea e quindi anche i lavori dell'ognomo sono fatti per durare. Ok. Quindi doppio rinforzo per la, diciamo, l'indorsatura la, e, no, la tenuta del manuale stesso quindi domani andrò a finire questo. Ma mi sono già portato avanti con Coriolis. Con Coriolis, eccolo qua. Ho già attaccato la garva, gli ho aggiunto un segnalibro perché comunque Passo. nel raso nero, guarda la finestra, addirittura, anche vedi con la punta tagliata, e... Ed eccolo qua, Coriolis, ok, ok. Quindi denudato il libro, hai aggiunto per Coriolis un elemento aggiuntivo che è il segnalibro, e poi esatto. hai rincollato: lasciami il termine, barbaro, il tutto assieme con eh, la struttura che serve poi per tenere insieme il manuale e attaccarlo alle pagine esatto. Ed eccoci arrivati finalmente. Andiamo a vedere, andiamo a scoprire le copertine. Oh. Perché qua in settimana abbiamo lavorato, eh? <ride> qua si lavora. Ed eccolo qua. Questo è... Adesso si vedrà poco, vediamo se riesco ad aumentare un po' la luce. Eccolo qua. Ok. Il nostro, la nostra copertina, dentro ancora, come vedete, è da assemblare. Verrà... Adesso vi do... Così, intanto un'indicazione di quello che pot come potrebbe venire, ed eccolo qua. Finito sarà una cosa del genere. Ok, e la cosa che mi faceva notare, Alessandro, in questi giorni che ci siamo sentiti, è che avendo voi, colpa vostra, di casa Kirandil, non scelto delle pelli, le de alcune lavorazioni, per esempio, so che hai lì un libro con uh, il simbolo del Signore degli Anelli. Sì. Ecco la volontà di lavorazioni qua, questo. di questo tipo con la pelle sono fattibili col tessuto invece ovviamente non si può fare non si può perché la pelle per sua natura cioè si usa per questo può essere sagomata a dovere il tessuto invece ricopre e fine e quello è vediamo che scrive un signore degli anelli che ho fatto un po' di tempo fa gli ho invecchiato anche tutte le pagine questo, il monogramma di Tolkien come potete vedere che è in rilievo e anche i nervi sul dorso che hanno, vedete, una doratura eh, presta, diciamo, un po' più per generi medievali, questa cosa qua, insomma. Sì, 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 Ciao Alessandro Salemme, ben arrivato e rimanete in live perché adesso alcune scelte saranno le, per i prossimi step. Alcune scelte saranno fatte dalla community di casa Killam con dei poll come settimana scorsa, ma altre solo che in live adesso potrà decidere come proseguire. Mentre Questa periodi, è un po' la novità di oggi, esatto? <ride> anche perché se no c'erano troppe opzioni non finivamo più. Quindi, Not Vendi, abbiamo visto la copertina in uh, impellicciata. Invece... Esatto. Invece andiamo a vedere Coriolis che ehm... secondo me è venuto bene anche questo. Eccolo qua: il tessuto fenicio Ok. Quello che i giocatori. Hanno scelto. Aspetta un secondo, Alessandro. Che ti sei? Ti sei frizzato. Male dentro, ecco qua, ti avevamo perso un attimo. Ti eri fermato sul tessuto eh, fenicio la linea. Eccolo qua finito verrà una cosa del genere con ecco, il suo segnalibro inizia già a vedersi qualche cosa è qualche cosa che però ancora va aumentato nel senso che qua ci possiamo sbizzarriere un po' di più avendo dei toni eh, di tessuto abbastanza chiaro e io ho già pensato tra l'altro se piace magari ecco chi è che ci sta seguendo può scrivere immediatamente sì no se ci può stare. Nel caso i sì vincano, poi lo andrò ad applicare. Esatto, e... infatti, ciao Walter, ciao Jacopo, ciao Alan, ben arrivati. Ciao a tutti. Allora, ho rimediato dei... degli inchiostri fondamentalmente, vedete nei vari colori, dal marrone sì. scuro. Eh, per andare a invecchiare i bordi, quindi, volendo, quindi andandola a passare lungo tutto il perimetro, sotterrà un effetto di libro invecchiato, quindi come se fosse stato usurato, tenuto nel deserto in mezzo, no? Al sabbione con le mani unte sporche e quindi lasceranno queste. Quest'ombratura sui bordi, se vi piace sì, se non vi piace no. Ok, io non dico niente perché sennò vi votano contro apposta. Io ho già la mia <ride> idea, ma eh, indicate se per Coriolis volete questo effetto invecchiamento, scrivete Coriolis invecchiamento sì. Mi sembra. Ti ricordi quella trasmissione dove uno faceva i messaggi per beccare le tipe in TV? T <ride> mi sembra quella anche... <ride> invece la stessa cosa per... ma si può fare anche con, con Not Vend che è scuro il manuale eh no perché purtroppo essendo inchiostri eh, con i colori diciamo antichi dove già io le uso nelle... quando faccio delle riproduzioni di libri medievali Ovviamente no, la, essendo su base nera non si vede. Un po' di oro invecchiato non si riesce. E ciò dell'oro invecchiato, se piace, possiamo metterci dell'oro. Perfetto, Io, a me, come avete capito, non piace. Ma se volete, oro invecchiato su not? Vend. Ciao Michele, ben arrivato. Quindi adesso dovete scegliere invecchiamento della copertina di Coriolis, sì o no? E oh. Uh, not vend se volete dell'oro nella, nella diciamo co come sfumatura nella copertina quindi scrivete scrivete ciao Michele e uh, poi vediamo a fine live qual è la vostra scelta la esatto. maggioranza vince eh? per ora vince Jacopo che dice coriolis invecchiamento sì coriolis invecchiamento sì wow. intanto scrivo anch'io così do il mio voto <ride> Così gli vai a togliere, annullare subito Coriolis invecchiamento. No, <ride> esatto. Che anche allora, io devo dire la mia. Scusa, vabbè, eh giusto. <ride> oh Ecco qua. Poi altra scelta che vi chiedo sarà quello della decorazione del dorso, e anche qui potremo fare eh, subito un sì. No, Tanto rido perché ovviamente ho scritto Coriolis invecchiamento sì. E Not vendo, oro e sì, mi hanno subito dato del tamarro, <ride> ma, ma è vero, io sono tamarro e barocco, quindi ragazzi, cioè. eh, ma adesso ne arrivano, eh, di e baroccate. Adesso preparati, okay. Mauro, perché ne arrivano? Allora, dorso di Coriolis, visto che ti piace un po' caricare. Allora, ho delle proposte su delle borche che noi andremo ad, che io, io andrò ad applicare qua. E ne ho di diversi tipi. Allora, la prima è questa: è una borchettina semplice in color bronzo. Ok. L'effetto finale potrebbe essere, sembra, non mi sembra quelle televendite dei materassi, delle pentole Ma Più no? che altro adesso mi aspetto che tu mi venda degli anelli in sangue di piccione. Non so se ti ricordi che c'era quel venditore, la paura, la paura, valore 8000 euro, ve la do per 12 euro. E la gente anche beccava. beccava. Quindi ecco, dicevo, questo qui è un po' l'effetto, come potete vedere. Okay. Così, quindi una borchietina semplice e se vogliamo aumentare un po' il livello di tamarragine andiamo su questa borchetta già un po' più lavorata eh, che verrà applicata eventualmente no? si possono fare anche le cose miste eh? eccolo qui purtroppo mannaggia le dita allora, eccolo qui questo qui sarà un po' l'effetto ok tipo ci sta vedere. anche perché va a riprendere sì, un po' le forme sì, quello... Questa mi garba se devo essere onestico. Sì, devo dire che effettivamente ci sto guardando adesso non è male. Oppure, beh, se vogliamo proprio, proprio esagerare, ci andiamo a mettere, perché no, strass. Strass, colori, li abbiamo già visti, smeraldo, rubino, Zaffiro. queste tamarrate qua. Le possiamo andare a mettere qua per se far sembrare un po' un manuale del pascià dell'Oriente, insomma. Quindi se volete borche, borche sì, borche no, in caso di borche sì anche quale volete, se quelle tamarre a strass, se volete quella a scudo fenicio, chiamiamolo così tanto ormai che l'abbiamo messa sulla fenicia, oppure quella più semplice. Ok, quindi anche questa cosa la scegliete voi live, quindi solo chi c'è decide eh, in questo momento. La sorte. Quindi per Coriolis mettete, borchia no, se non volete le borchie è un vostro diritto a non volerle. Borchia sì scudo, borchia sì semplice o borchia sì strass eh, con Coriolis davanti. Quindi poi contiamo i voti e andremo a farlo. E decidiamo. Andrò a farlo. Quindi stiamo definendo le borchie per Coriolis e not vend. Note the end, possiamo usare in realtà anche le stesse borchie sì. A parte, però, già che ci mettiamo del dorato Non ci vedrei tanti colori extra smeraldo rubino Così potremmo rimanere invece sempre, essendoci loro O sulla borchia scudo Chiamiamolo scudo per comodità O sulla borchia normale quindi anche se a quanto ho capito generalmente a chi gli piace il genere Not DN preferisce un look più minimal, più... E non c'è qualcosa delle... in casa di minimal da mettere, no? Ma ho un'idea dopo, no di minimal, no, ho un'idea in realtà ve la faccio dopo quando andremo a parlare di decorazioni invece. Ok, quindi anche per Not Vend scrivete se bo volete borchia sì. O borchia no, e in caso di borchia, sì, mettetemi. Però mettete not the end davanti, se no, quelle arrivate fino adesso so che sono di Coriolis, mettete che borchia se volete, una borchia che borchia volete. Andiamo a decorare adesso le copertine. Che ora. Ma le borchie come le metti, per curiosità, come vengono allora, messe? Allora le borchie in realtà sono di, di diversi tipi. Eh, o ci sono quelle direttamente a chiodo. Quindi letteralmente vengono inchiodate alla, alla copertina. E... Oppure ci sono queste chiamate a coda di rondine, che l'avrete vista anche per fermare. I fogli per sì. intenderti, queste qui si possono usare anche come borchie, apposta. Questi sono fatti ovviamente apposta per legatoria, eh? quindi hanno un'altra tenuta, un altro tiraggio Oppure vengono come le normali borchie d'abbigliamento, eccolo qua, fissate con queste puntine. Ah, una bella martellata. E... Vengono inserite e poi vengono, io le ripiego anche perché così non si staccano più. Ok, vedi invece Sono che diversi grezzo, tipi di borchi. Che Ero molto grezzo. Io prendevo il martello, quello da, da, da chiodi, da chiodi. va, pim, pam, pam, e le porche erano messe. Probabilmente si era anche spiaccicato, bravo. Eh, no, Ma tu questo, è già professionale perché. Eh, ecco, io piatto. ho l'altro, bravo, la mazzetta. Questo, proprio. questo, in realtà, ho. Eh... Non lo posso fare inquadrare perché rispetto alla prima volta è diventato veramente un casino, la mia scrivania perché quando la produci, devi lavorare. Ma c'è una marea di attrezzature sì, per, eh, per battere il ferro finché è caldo, come si dice. Mentre il, lo strumento per invecchiare come viene usato? Allora, lo strumento per invecchiare è semplicemente un tampone sì. impregnato di inchiostro che viene strisciato in questa ah, maniera. Okay. Quindi, questo qui è un tipo di invecchiamento. Poi ce ne ho altri invece a base di cere, eh, solubili all'interno di solventi, una roba che è una morte. che Non ti dico, okay. uno sballo. <ride> esatto. Infatti, la uso sempre molto volentieri. Per esatto. andare a dormire, tra... due giri di colore, via. Un spettacolo! <ride> questo, ecco, queste sfumature qua che vedete. Ok. Più scure, quella, tutte queste cose qua le ho fatte, vedi queste strisce qua le ho fatte in quella, in quella maniera lì, quindi invecchiandola con queste cere. Ah. È uno sballo farlo. <ride> ok, che storia. Che storia, senti, ma per no, not the end, ma gli esagoni con una polvere dorata, qualcosa, non si riescono a mettere. In risalto, risalto no, che ci sono solo no. 8 milioni di esagoni su quella copertina, sì, a parte quello che ce ne sono veramente una, una quantità industriale. Non so se si vedono, è sì, sì, sì. un alveare quasi. E dove alveare non l'ho usato apposta in realtà come parola, no, sono talmente tanti, ma poi è abbastanza liscio, quindi non riusciremo ah, okay, eh, a fare la sfumatura. ma Siccome molti avevano manifestato la pelle che piaceva, eccola qua. Posso non accontentarli? No, mi tocca accontentarli. E quindi ho pensato di fare una cosa. Aspetta, ti sei un attimo bloccato più grande. Sì, quindi sì. proprio come se fosse un cameo, una cosa, una bestia del genere. Aspetta, grande Alessandro, così. perché ti eri bloccato e non sei capito qual è la tua idea. Ok, dicevo, posso evitare di, met di non metterci qualcosa nella copertina? No. Quindi metterò qua, grande così circa, un esagono che verrà attaccato alla copertina, ricoperto in pelle nera. Quindi avremo questo gioco di chiaro scuro di differenza di materiali. Si potrà andare a sfumare anche questo qui, magari perché no, in oro e potrà essere attaccato con dei chiodi. Allora, intanto, vabbè, mi dicono basta oro Mauro, ok? E Alessandro <ride> Sciacqua giustamente richiama il metallo. Il, il metallo perché eh, c'è questa, diciamo, questo meme tra i la community di Fumble che eh, adesso non, non l'ho mai seguito bene, penso che chiamino metallo nel senso di di metal di di, di tipologia di musica, però ecco, magari invece dell'oro su Not the End se ci fosse un una qualche. Un argento. Un, arg sì, un argento, una cosa forse più più affine diciamo mm, dovrei guardarci ce dovrei avercelo al 99% okay. ce io te lo butto lì intanto Fabio Calissetti dice se rivedo quel signore degli anelli mia moglie chiede il divorzio ah, no allora non lo faccio vedere <ride> no ma forse vuole che tu lo faccia vedere sai qui si entra sempre <ride> ah, hai, per senso... la chiamata <ride> o è eh? e Jacopo invece Jacopo Orbo chiede vorrebbe quel Signore degli Anelli in vecchia edizione Jacopo, con i libri dell'ognomo funziona così che normalmente tu gli fornisci il libro e lui poi ti costruisce la copertina e tutto quanto con, con la tua richiesta Adesso la come di la di... vuoi? se hai una vecchia edizione magari rovinata anzi mi hai fatto venire un'idea che io ne ho qui una con la copertina ormai consunta tra eh... l'altro guarda che bello questa edizione qua. Questa pelle qui, che ce n'ho ancora, tra l'altro, non tanta perché è una pelle costosissima ma splendida. Guarda nel giro questo che è un libro tenuto benissimo perché conosco la persona, è uno che lo tiene maniacalmente, ma mi ero divertito a invecchiargli gli angoli. Guarda l'idea proprio del libro vecchio come se fosse una cosa no? Un libro di 200 anni. Sì, sì, secondo me ha... Uh, uh... Al suo Perché... fascino, no? Perché la, così, ma perfetto, perde un po' del. Sì, diventa troppo moderno sì. per un libro come... e allora l'avevo scartavetrato proprio per andare sai a distruggere già il primo strato di pelle, fare un po' queste cose qua. Eh, il problema della vecchia edizione del Signore degli Anelli è che fino a qualche mese fa te la tiravano dietro nel senso costano adesso ha dei prezzi paurosi. Ma ho visto dal libraccio. Io infatti mi mangio le mani di non, io è anni che volevo comprare l'edizione illustrata, ma poi sono tirchio e ho sempre detto "Vabbè, ho già quello normale, aspetto, aspetto un po'" ma 200 euro cioè stanno sparando è follia, follia secondo me scenderanno e... anche perché comunque buon no aveva stampato purtroppo stampati... usci... no es... perché ne è uscita una versione nuova c'è cioè una diatriba tra la contessa che ha fatto la prima traduzione e il nuovo e che è una cosa infinita legale in mezzo quindi stanno uscendo i tre volumi ma ne sono usciti solo due non esce il terzo non piace la copertina e va bene così perché poi gliela rifacciamo nuova. Sì, però di bompiani ne hanno fatti veramente migliaia, migliaia e migliaia. Quindi tra mercatini affini. Tolto questo momento di hype, le altre edizioni risalteranno fuori a prezzi accettabili, perché cioè, l'hanno ristampato penso per 15 anni, quindi ce ne saranno milioni di copie in giro. Tu pensa che c'è stato un periodo che avevo le bompiani oro, quindi le tre singole, no? che tramite sì. un amica, è riuscito ad averle a prezzi veramente ottimi. Ne avevo presi 10 serie, quindi 30 Signore degli Anelli, no? 30, 10 trilogie complete. Gli ultimi è stato che l'ho dati via a un lucca, le tiravo nella schiena alla gente perché la gente non ne voleva più. Di, eh no, di perché serie. ormai cioè, chi lo doveva avere ce l'aveva per Di averli adesso avrei fatto. Adesso. Big money. <ride> esatto. Invece, come sempre, tu condividi il mio destino, che è duro lavoro Damn, e, eh. e, e tanta gloria, ma soldi il giusto, diciamo così il giusto e lo scarso. Esatto, esatto. Torniamo ai nostri manuali stupendi. Quindi, dopo, dopo ti dico le votazioni. Yes. A ah, chi è entrato faccio un recap veloce perché vedo un po' di gente che si è giunta. Potete scegliere in live se usare dei colori per invecchiare il manuale di Coriolis. Se lo volete scrivete Coriolis invecchiato, sì. Potete scegliere se mettere dell'oro. Su not vend, scrivendo not vend oro sì. Dopodiché potete scegliere, non ve le facciamo rivedere tutte, se volete mettere delle borchie su entrambi i manuali, sono delle borchie dorate o con degli strass. Scrivete borchie not vend sì o no e se sì che borchia e coriolis borchia sì no e se sì che borchia. Fine del recap. Adesso andiamo invece sugli elementi che saranno votati poi invece sul, sulla pagina Facebook di casa Kilandil. Esatto, andiamo su... Quindi, allora, c'era il famoso esagono che andrò a scavare dentro, quindi sarà tipo un cerchio, non un cerchio, un, sì, un esagono a, volume, a spessore, quindi avrà okay. uno spessore circa di 3 mm, e che sarà intagliato quindi dentro sarà cavo, Verrà ricoperto in pelle E inchiodato praticamente sopra qua Quindi potrà essere Se decideremo per l'argento Quindi con sfumature argento Lo inchioderò con dei chiodini in argento Se invece sarà oro Inchiodini in oro Coriolis Eccoci qua Eh Qua le scelte aumentano Mauro Eh Allora Prima opzione Gli angoli Miei classici Questi qua Anche da Detti da Storia infinita Che Adesso ci proverò io a tirare fuori un qualcosa di, di credibile. Eccolo qua. Questo qui sarà un po' l'effetto okay. finale. Adesso più o meno sarà questo. Ok. E, oppure, se vogliamo darci un tocco un po' più di eh, orientale, possiamo andare su questi, sì. che ricordano un po', no? Queste cose della moschea, no, di queste cosine qua. Anche questi sono in metallo, per gli amanti del metallo. Ok. Oppure ho un'altra proposta che eh, va immaginata, nel senso che sono angoli da costruire a tutti gli effetti, ed eccoli qua. Sono questi, che sono okay. degli angoli in cartone. Quindi un po' quello che succederà per l'esagono di note di end e questi qui potranno essere ricoperti con le nostre pelli dorate che tornano con <ride> i funghi in autunno eccoli qua. Quindi potremmo pensare di avere un po' questo effetto, adesso vediamo se riesco a darcelo. Mamma mia che macello, eccolo qua. Eccolo qua, questo qui sarà un po' un effetto di quello che potrà essere il manuale è finito quindi con una stoffa oro più chiara o una stoffa oro più scura ok, okay. Ultimo, non, eh, ultimo ma non per ultimo eh, siccome c'è lo scarabeo no, come simbolo del gioco di Coriolis eh, nelle mie varie scampagnate chiamiamoli così perché sai no, che faccio canto lirico eh, quindi girando anche un po' per il mondo quando ho tempo libero mi era capitato di andare a cantare in Egitto e ovviamente potevo non comprare lo scarabeo, eccolo okay. qua. Quindi, magari potrei metterci anche qui un quadrato in pelle dorata così che fa molto, molto egitto. E andarvi a applicare eventualmente lo scarabeo azzurro. Ok proposte Propo, allora le proposte sugli angolari le, sugli angoli le troverete nella sulla pagina di casa Killanil. Adesso chiederò ad Alessandro di fare una foto del manuale con sopra ogni angolo così si, si capisce eh, cosa c'è. mentre se volete lo scarabeo intarsiato in qualcosa di dorato finalmente che però fa pandan con il fenicio, ecco ah, ah mamma mia che bello lo scarabeo del magotelma bellissimo bellissimo o oh così o oh così Mauro, credo ma, ma l'altro l'altro è l'Oro Telma cioè io sono l'altro immaginato... l'Oro Telma Sì, Oro Telma tutta la vita se volete lo scarabeo Brasai un po' così un po' <ride> esatto. si fa Magro Telma se volete lo scarabeo intarsiato scrivetelo nella chat per Not The End invece degli angolari secondo te ci... degli angoli ci stanno o... allora io ve le posso far vedere ovviamente calcoliamo che e io generalmente uso angoli così ottonati quindi se gli andiamo a fare delle sfumature sull'argento e gli andiamo a binare l'ottone Mauro ti sfido a farteli piacere comunque volendo non, vedi, non hai visto le maniglie di casa mia quindi non puoi <ride> immagino quindi ecco, se decidiamo di metterci del metallo però lo vedo un po' troppo raffinato un po' troppo aulico questo qua oppure Possiamo fare questo. Sì. Ecco, qui si vede molto meglio rispetto che sul fenicio, però anche qui siamo su un colore ottone, quindi dobbiamo andare a togliere a questo punto l'argento, se no tende a fare un po' a schiaffoni. E ho un colore bronzo che eventualmente, se no, si può fare l'effetto bronzo invece che solo oro e argento, perché no? Eh, come vedi è proprio un work in progress in tempo reale quindi ok un po quindi anche libero. questo lo proporremo nella chat metteremo no angoli o si sì angolo sia sì esatto. angolo bronzo sia sì angolo dorato e via dicendo esatto e quelli poi come vengono applicati sempre con i chiodi o allora, con la colla sono diverse tecniche e Diciamo, una via un po' più rapida è quella proprio della colla. Ci sono dei mastici apposta bicomponenti, ma prima mi ha dato un primer, quindi c'è tutta una, una lavorazione enorme dove vai a incollare direttamente il metallo. E una lavorazione molto più lunga, ovviamente anche molto più costosa, è quella di andare a inchiodarli uno per uno, calcolando che in media servono 3-4 chiodini. Che purtroppo, purtroppo non li fanno corti, li fanno delle, degli aghi da siringa così lunghi chilometrici, vanno tutti tagliati ovviamente a mano uno per uno. Quindi puoi immaginare eh, 4x4, rompere 16 chiodini, insomma, diventa un lavorone. Quindi, spesso mano di colla ok, ok, guarda io avrei usato il biadesivo quindi comunque si vede la, la maestria in più dell'artigiano, no? Io il biadesivo così poi se mi stufo posso cambiare Stacque angolo cambia. lo stacco e lo riattacco oh, vabbè via, l'anatema proprio, l'anatema dell'artigiano va bene, io Alessandro ti ringrazio tantissimo eh, ti dico cosa è stato scelto in chat allora, sì Coriolis invecchiamento sì per tutti quelli che hanno, che hanno scritto Quindi Allora andiamo ad abbinare Si invecchia Coriolis e, Mentre Not Vien, e eh, Borchia Scudo Fenicio per Coriolis Perfetto guarda già pronto quindi il set è fatto, mentre eh, niente, sullo strass invece c'è stata un'alzata di scudi, ti prego lo strass no, scrivono. <ride> e, e lì eh, seguiamo voi. E tu Mauro avresti scelto però gli strass. Io eh, no, no, devo no. dire che sono contento della scelta, avrei invecchiato assolutamente e lo scudo fenicio, quindi okay. sono, sono concorde. Per Coriolis invece dicono borchia no, eh, scusami per not the end. Dicono borchia no, borchia no, borchia no e, e invece dell'oro, come ti dicevo, propongono un, un metallo, un argento, una argento. cosa più più su quel okay, su quel su colore, stile. su quello stile. Mentre per gli angoli, eh, gli angoli, come vi dicevo, ragazzi, li voterete da domani nella, nella chat nella, fino a domenica, fino domenica esatto. E poi giovedì prossimo. Eh, tempi di lavorazione permettendo, Arriveremo a speriamo passo... perché sto passando un periodo non facile, eh, ma eh, infatti, però... lo so, cioè ci, ci proveremo, se no, slittiamo ci di, di qualche giorno. Ma senti, poi il passo successivo ancora quale sarà? Allora, il passo successivo sarà quello di allegare il tutto, quindi sì. verrà tutto incollato. E finalmente avremo i manuali praticamente finiti. Dopo poi. Eh, purtroppo non sono un calligrafo, non sono un artista, nel senso, non sono un pittore con un artista. Non so, e si poteva pensare di andare a personalizzare, ad esempio, il foglio di guardia. Quindi scrivere, ad esempio: non so, farvi la scritta Coriolis piuttosto che note the end, piuttosto che andare a fare un disegno a mano, insomma, con degli acrilici dorati, argentati, quello che è. Eh, direi che dopo quello, quindi siamo quasi in, in chiusura, insomma, a meno che non vengano fuori delle proposte o delle idee, anche perché no? Eh, delle collaborazioni, magari c'è qualcuno che vuole mandarmi qualche cosa da attaccargli sopra. Perché no? ah, potrebbe essere carino, esatto, ma tipo l'incisione a fuoco del titolo è una cosa fattibile. Da allora, Sarebbe molto bello, ho anche tra l'altro la macchina, adesso se ce la faccio la faccio vedere sì, Eccola, sì. questa qua, questa qui, questo, questo maniglione qui antipanico okay. Questo serve proprio per fare il titolo in oro Quindi avrete visto la storia infinita, avrete visto... Uff, scusate, è crollato il mondo... E avrete visto Ars Magica, avrete visto Gruppo Solitario, diciamo tutte le varie no, manualistiche che ho fatto. Quindi è possibile farlo, ma serve dannatamente un cliché. Il cliché viene realizzato da delle aziende apposite quindi non li faccio io. Vengono scolpiti all'interno del metallo tramite un file vettoriale, poi con quello si può andare a fare il, il titolo, si può stampare anche effettivamente sulla stoffa. Il problema è il costo e la tempistica. Quindi dovremmo poi andare a ritardare tutta la, la, la creazione. Insomma, però, su se uno deve fare tanti manuali, si può fare. Al suo senso, se no sì, suo... anche visto il blocco COVID. Va a finire che il cliché ci arriva. Quando esce Corona 2 e Matvei 3. Esatto, <ride> i terzi volumi perfetto. Allora, Alessandro, io ti ringrazio tantissimo. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordo di andare a mettere un bel mi piace sulla pagina I Libri dell'ognomo Il link ormai lo vedete dappertutto. Quindi, no, andate piaciatelo. E uh, se volete il libro del Signore degli Anelli piuttosto che Via col Vento, piuttosto che la Bibbia, no, via col vento, no, via col vento. Che adesso è andato, va a finire, che lo bando. Ah, no, no, che è casino e quindi è il Quindi è il momento giusto di farlo. Per farlo in pelle bianca, esatto, <ride> no, non, non dico niente in questo periodo storico, taccio su tutto. Contattate lo uomo, che lui è lì il suo lavoro è produrre proprio queste cose. Intanto, Davide scrive: Mi si è accesa la lampadina per il foglio di guardia, sarebbe spettacolare una collaborazione con lo scrittorium amanuense. Sarebbe... Stefano Gelao, <ride> conosco. Sa sarebbe... molto bravo. Proviamo, proviamo a chiedergli se vuole partecipare anche lui con la lavorazione finale all'interno del, del foglio, così anche carino che facciamo viaggiare per tutta Italia e tutti gli artigiani d'Italia di settore questi due libri, perché no? Tra l'altro c'ho un artigiano molto bravo che so che è online, prima o poi te lo presento, non si sa male che poi magari possa venire fuori collaborazione che, che, fa, che fa le sacche. Quindi mettiamo nella sacca il libro, lo spediamo <ride> e, e via cioè, a cavallo facciamo proprio una roba, cavallo, la rievocazione perfetto. storica del, della lavorazione. Esatto. Grazie, Alessandro. Ti auguro Mauro, una grazie, grazie a tutti. Saluto tutti gli amici di Casa Killandil e vi aspetto domani sulle pagine, sulla pagina Facebook di Casa Killandil per votare gli angoli che volete vengano applicati. Buonanotte e Buonanotte. ciao a tutti! Ciao!